A distanza di giorni la situazione in via San Nicola a Cerzi di Forino è ancora critica, vedete, grazie alla protezione civile stiamo girando sul gommone per inquadrare lo scenario. Soprattutto gli anziani e gli invalidi devono ricorrere al gommone utilizzato per gli spostamenti dai volontari della protezione civile per sbrigare servizi urgenti, ma anche per comprare medicinali o fare la spesa. Il fiume di melma che attraversa il tratto di via San Nicola rende ancora impraticabile la zona. In alcuni punti l'acqua raggiunge anche i 90 centimetri. L'inverno è ancora lungo e c'è tanta rabbia e paura tra i residenti che ormai da anni convivono con l'emergenza. L'acqua di questi giorni ha danneggiato le abitazioni, invadendo garage e sottoscala, seppellendo giardini, orti e cortili. In tanti, per evitare il peggio, hanno alzato le barricate all'ingresso delle proprie abitazioni per evitare di essere travolti dall'acqua. La pioggia insistente di domenica e il conseguente puntuale allagamento delle campagne è stato un colpo di grazia per i noceleti già duramente colpiti quest'anno. Un territorio con l'acqua alla gola, mentre si attendono ancora i fondi e gli interventi per ripristinare la funzionalità dell'inghiottitoio e delle vasche di laminazione. Com'è la situazione adesso? Noi, salve a tutti, mi chiamo Enzo e faccio parte del coordinamento ProCiv di Avellino. Siamo stati attivati dalla regione con il nucleo MAF di Avellino e stiamo da martedì sera con una postazione fissa H24. Copriamo addirittura un turno di notte per assistere almeno gli abitanti che stanno proprio in situazioni disagiate. Consentiamo beni di prima necessità, aiutiamo le persone a fare la spesa, a comprare medicine e soprattutto perché ci sono la presenza di molti anziani che hanno sempre bisogno di qualcosa. Adesso stiamo attraversando Vicolo Tarantino, altra zona sempre Cerzi di Forino, interessata dall'alluvione di domenica. Intanto resterete a oltranza fin quando questa emergenza non finirà, anche se l'inverno è ancora lungo. Sì, fortunatamente il livello dell'acqua si sta abbassando, ma noi saremo qui fin quando non finirà l'allerta e fin quando non saremo disattivati dalla regione. Quanto è alta l'acqua questa mattina? Ora attualmente siamo sui 40 centimetri d'acqua, ieri il punto più critico era addirittura 90 centimetri, però man mano sta scendendo e fortunatamente stiamo riprendendo nel migliore dei modi la situazione.